Domenica e lunedì ad Adrano dedicati alla prevenzione con visite gratuite di specialisti a Palazzo Bianchi, 5 professionisti che ieri mattina hanno visitato le persone che si erano prenotate. Si tratta della dottoressa Maria Teresa D'Agostino per le visite di nutrizione umana e counseling nutrizionale, il dottor Antonio Scalia per quelle di nutrizione clinica, la dottoressa Martina Scarpignato per le visite di nutrizione sportiva, la dottoressa Cristina Uccellatore per lo screening psicologico, il dottore Salvatore Scian per lo screening del cuore e la dottoressa Giorgia Pistorio per le visite di nutrizione umana. Oggi invece le visite gratuite dell'udito a cura del dottore Alessandro Termini ad offrire supporto a professionisti e cittadini l'assessorato ai servizi sociali del Comune di Adrano. Perché è importante questa iniziativa? Sì, appunto, grazie alla collaborazione tra l'amministrazione e vari medici siamo riusciti a organizzare queste 2 giornate di prevenzione. Prevenzione che abbracciano varie materie del campo medico e quindi vari ambiti. Abbiamo infatti nutrizionisti, abbiamo uno psicologo, un cardiologo, abbiamo un medico specializzato in controllo dell'udito. È molto importante perché così diamo l'opportunità ai cittadini di controllarsi e di fare prevenzione. Quindi da un lato cerchiamo di sensibilizzare con queste iniziative tutti i cittadini, dall'altro lato invece vorrei anche dare l'opportunità a coloro che si trovano in difficoltà economiche e meno abbienti di poter usufruire della professionalità di questi medici per poter controllare il proprio stato di salute. Ne approfitto per ringraziare per la collaborazione in particolar modo il dottor Scalia nonché il dottor Termini che sono stati fondamentali nell'organizzazione di queste 2 giornate. Dottore Antonio Scalia, lo parliamo di queste iniziative. Innanzitutto, perché è importante la prevenzione? Ripetiamolo. Ah, perché la prevenzione è alla base per sostanzialmente andare a prevenire qualsiasi tipo di patologia, quindi che sia prevenzione cardiologica, che sia psicologica, che sia nutrizionale in generale, con la prevenzione abbiamo un'arma che ci permette di prevenire una qualsiasi patologia. Tecnicamente come si svolge la visita? Tecnicamente a livello cardiologico abbiamo un cardiochirurgo che farà un esame specifico, un ecocardio al cuore, e poi non nutrizionisti abbiamo esame bioimpedenziometrico, antropometrico e quindi valutazione poi di quelle che sono le esigenze fisiologiche o patologiche del paziente. Se viene indicata qualche patologia, qualche malattia, subito si interviene come? E si interviene demandando poi al professionista la cura di quella patologia, quindi nello specifico poi si occuperà di seguire il paziente per cercare di risolvere quello che è stato diagnosticato oggi. Dottore, ci sono stati supporti importanti per questa iniziativa? Sì, sicuramente l'amministrazione comunale, il comune di Adrano, quindi nella figura dell'onorevole Fabio Mancuso, il sindaco, e anche l'avvocato Mariela Stimoli, quindi l'assessore alle politiche sociali, e alle aziende che ci hanno anche supportato in questa iniziativa. Lunedì allora i controlli dell'udito, dottore Termini, perché sono importanti questi controlli, perché è importante fare prevenzione anche in questo campo? Allora, facciamo noi questi controlli per sensibilizzare un pochettino la cittadinanza al problema dell'udito, che oggi purtroppo è una delle prime patologie invalidanti che colpisce un po' tutti, ma sicuramente più le persone anziane. Sicuramente rispetto al passato c'è una grande sensibilizzazione un po' da parte di tutti, sia dalle pubbliche amministrazioni, quale infatti il Comune di Adrano, che ha sempre dato disponibilità e partecipazione a questi eventi. Infatti nell'occasione ringrazio l'assessore Stimoli e il sindaco Mancuso che si sono sempre dimostrati molto disponibili appunto a creare sempre questi eventi. E poi perché sicuramente soprattutto per la popolazione, per l'utenza che desidera effettuare un esame, uno screening audiologico, sicuramente per la popolazione è un fattore molto molto positivo.